l'evento più colorato dell'estate della famiglia Avis di Fano questa mattina si è spostato nella zona passeggi con una edizione di Colora la Vita dedicata alle persone diversamente abili ed anziani, creando una vera e propria special edition. Ti è piaciuto partecipare? Tanto. Sei divertita? Sì, molto, molto. Mi piacciono queste feste così, mi piacciono. Diverse sono state le associazioni coinvolte del territorio marchigiano che hanno partecipato all'evento. Quante associazioni sono state coinvolte all'interno di questa iniziativa? Allora, oggi siamo in 4 associazioni, c'è la Casa per Anziani Famiglia Nova di Fano, la Casa di Riposo Ciavarini Doni di Orciano, poi abbiamo il Centro Itaca di Fano e Casa Penelope, quindi siamo tantissimi. Sognavamo di avere, insomma, anche noi la possibilità di partecipare, però in uno spazio speciale che ci potesse accogliere secondo le nostre esigenze. Un vero e proprio tuffo nei colori che accende lo spirito di Avis, che quest'anno mette al centro il tema dell'aggregazione, creando una vera e propria rete solidale. Anche con questa giornata siamo riusciti a far vincere la solidarietà, che è la cosa più bella e che ripaga poi di tutte le varie lavori, sacrifici che magari si possono fare, no, durante l'anno. L'evento, organizzato dallo staff di Famiglia Nova in collaborazione con Avis, Comuni di Fano e Rotaract della Valle del Metauro, ha avuto anche un momento di convivialità fra i ragazzi partecipanti, con una merenda loro dedicata al suono della chitarra del cantautore fanese Luca Vagnini. Una special edition del Colore alla Vita, veramente all'insegna dell'unione, della felicità e della voglia di stare insieme, quindi la canzone, la musica aiuta, no? È un bel veicolo per tutto questo.